Ciao, benvenuti, bentornati sul canale. Parliamo oggi dei profumi del mese di giugno, il mese della mia vita, quindi sì, ho compiuto già 40 anni e mi sento molto molto bene. In questo mese sono stata attratta da una profumazione. Coincidenza o no, ho comprato anche dei profumi con la stessa nota. Quale sarà? Adesso la scopri subito. Però intanto ho iniziato il mese di giugno tranquilla tranquilla con un conosciutissimo che ho in casa, Erbolario, il profumo dei piccoli. Sarebbe un tonico rinfrescante ai fiori di calendula, camomilla, malva e arancio. Chi non lo conosce ha una boccettina molto carina. Di qua c'è la pianta, i piccoli che annaffiano, i piccoli che sono i fiori della vita. Questo tonico ha una profumazione molto ben presente, quindi non so come mai l'Erbolario l'ha decisa di lasciare per i bambini. È vero che non ha l'alcol al suo interno, quindi per i mesi caldi va più che bene. Io l'ho comprato l'anno scorso e lo sto finendo in questo periodo. Mi è piaciuto molto molto, l'ho spruzzato più che altro davanti, sulla zona décolleté. Sui capelli, se lo metto, tende ad raggruppare i capelli, quindi non te lo consiglio come profumo per i capelli. Però per iniziare la giornata, questa nota ben presente di arancia mi faceva andare bene 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 volentieri sulla mia via della giornata. E più che altro lo sentivo tanto presente durante la giornata, dolcissimo, perché inizia con una nota citrica, ma dopo io sento tanta non arancia, acacia, anche se nella piramide non viene indicata la nota di acacia, ma questo l'ho sentito e questo ti faccio presente. Poi ti dicevo che in questo mese io sono stata attratta più che altro della nota della lila. Ti faccio vedere la lila che intendo io, magari ti faccio vedere la foto che ho ricevuto da mia madre, e la siepe di lila che ci sono in due versioni nel mio paese d'origine, è la versione viola che io adoro e la versione bianca che ha una profumazione diversa. Quando parlo di lila non intendo il tipico fiore grande di lila, ci sono varianti e varianti di lila, ma i fiorellini piccolini, appunto, che vengono nella siepe, sono ben poco presenti qui nella provincia di Milano, ma comunque ogni tanto esce fuori questo bellissimo fiore viola che inizia la sua fioritura a maggio e persiste per il mese di giugno. Per la prima parte del mese di giugno ho scelto Lila Exquisite, la First Essentials, è una profumazione, se parliamo della categoria di nicchia, ecco qua, si sente tanto tanto questo punto che io cercavo, sarà nella mia wishlist, non costa poco, Lila Exquisite. Io mi sono innamorata in fiera di questo profumo e gentilmente me l'ha offerto il produttore. Questo campioncino che io lo conservo con tanto amore, visto che appunto mi collega tantissimo alla pianta che io adoro di lilà. Poi è arrivato il giorno del mio compleanno e siamo andati. Ho ricevuto una sorpresa mega grande della mia famiglia, io ho preso il giorno di ferie e siamo andati, sapevo che andavamo da qualche parte a festeggiare il mio compleanno e dopo l'ho scoperto che andavamo a Bellagio, zona molto bella sul lago di Como, e lì tra i vari negozietti ho scoperto che c'è l'HK, il marchio Trevigiano, che io volevo da tempo provare. Ho provato il loro Calicanto, ma ero attratta molto dal glicine e la nota di glicine mi è rimasta in testa dopo il video di Polvere di Stelle di Alessia. Quindi lei nominava il glicine dell'Avon, che io non sono riuscita a scovare da nessuna parte. Invece glicine di HK, eccolo qua davanti. È persistente, molto persistente questo profumo, e nonostante c'è il glicine, c'è un miscuglio di varie note, io qua sento tanto lilà, quindi già la prima
boccetta è meravigliosa, questo viola grazioso. E poi la persistenza mi dura tutto il giorno, io lo spruzzo la mattina e lo sento anche nel pomeriggio, mi fa andare tranquillamente nella giornata, appunto perché nonostante è fiorito, rimane comunque tanto fresco e per il caldo che ha fatto nella prima metà del mese di giugno è strepitoso, quindi è una bella scoperta di questo mese. Così come anche Fast Essentials di loro avevo provato in passato qualcos'altro, ma di là era la prima volta che provavo quest'anno. Poi quando vi faccio vedere i regali del compleanno, farò magari un video a parte, vediamo. Giravagando per il sito di Zara mi sono presa dei sandali, non per il mio compleanno, ma all'inizio di giugno ho voluto rinnovare i sandali che ho. A me piace cambiare le scarpe durante anche la giornata, quindi io anche in macchina ho il cambio dei sandali ballerini, dipende come gira la giornata. E già che facevo come si chiama? L'ordine dei sandali, per avere le spese di spedizione ho messo dentro Majestic, guarda un caso, lila anche qua. Majestic Lilas, qua è vero, è un connubio di fiori. Io sento tanto giacinto, nonostante il titolo ti porta lilà, sento pochissimo lilà. Ma giacinto è un fiore che mi piace molto, quindi Majestic Lilà di Zara, in versione 30 ml, che io adoro questo formato. Poi la sottilezza della bottiglia ti fa tranquillamente portarlo. Ecco, subito appena lo senti dalla boccettina ho detto, oh no, è Lightly Bloom. Se conosci la profumazione di Zara, ecco, ti porta molto su quel profumo lì, però dopo esci fuori, io sento anche tanto mughetto, sento tanto giacinto e poco poco solo alla fine, quando si asciuga il profumo, quando esce tutto l'alcol che c'è presente, esce il sentore di lilà. Appena appena avrei voluto ricevere più lilà, ma questo è la scatolina, sì, è lilla e va bene. Il prezzo è molto abbordabile, 12,95 per 30 ml, va più che bene. Peccato che non sento più di tanto il lilà, ma va bene, mi accontento con le altre versioni che ho e quindi è già buono che io Lightly Bloom di Zara lo conosco molto bene, è una delle profumazioni che mi sono piaciute di più in assoluto di Zara, quindi va bene anche Majestic Lilà, lo tengo. Ah, non ve l'ho fatto presente del chapter 5, io non ho seguito, vediamo se riesco a mettere a fuoco, devo imparare a usare questa, ecco, macchina fotografica. Dicevo, chapter 5, sono vari capitoli, io non sono stata né attenta né presente per le uscite di Zara, non so quando è comparso questo profumo, ma comunque te lo segnalo che ha fatto parte della mia vita di giugno. E chiudo il video con un profumo che mi ha stregato, è Shogun. La confezione è così assottigliata, appuntita sui bordi, mi piace tanto. La colorazione ha anche il bianco con dorato, top. Il nome è Millesime Extra de Parfum 35 ml, anche qua una versione molto portatile. Guarda cosa c'è scritto qua, è Hypnose di Lancôme. È un profumo imitazione del Lancôme top, è il Lancôme Hypnose che io conosco da anni, che ho indossato tanto tempo, che mi è rimasto nel cuore, nei miei ricordi più belli della mia vita. Lancôme l'ho amato tanto questo Hypnose e quindi lo cercavo in giro. Lo avevo provato all'acqua sapone, ma secondo me il tester era vecchio, che no, mi ha fatto proprio cancellare una piccola parte di questo amore per il profumo. E quando ho aperto il pacco di mia amica Zelda, grazie ancora amica anche qui, non ho letto qua sul tappo, l'ho aperto subito, non so cosa facevo che non ho visto il nome, ero molto curiosa di sentire che cos'è questo Shogun che non mi dice niente, ma è appunto un marchio che rivende le imitazioni dei classici profumi conosciutissimi di marca. Mi piace veramente tanto. Per
Persiste molto sui vestiti e nota più positiva è quando se ne va, la profumazione non lascia una scia di chimico, non lascia una scia brutta, ma si scarica finché sparisce. Sulla durata, che posso dire? L'ho usato un paio di volte e posso dire che un 5-6 ore li faccio tutti, quindi è davvero un'imitazione molto molto valida. Bene, io qua mi sciolgo perché fa un caldo pazzesco oggi, vi ringrazio come sempre se passate di qua, se lasciate qualche commento, impressione o quello che volete. Io intanto vi ringrazio se lasciate più che altro un like, così mi fate vedere che voi i miei sostenitori ci siete qui. E alla fine questo pollice in su per qualcuno può sembrare niente, ma per tante persone che fanno i video, ad esempio io faccio così, io tutti i video che guardo e mi piacciono, ma anche quelli che magari non sono d'accordo, ma comunque io lasciando i like ti faccio capire che sono stata qua, non riesco magari a commentare, ma ci sono e quindi ti do l'appoggio di continuare, perché alla fine comunque non guadagno niente dai video dei YouTube, se non la soddisfazione personale, perché non monetizzo, non sponsorizzo nessuno. Però è il mio piacere personale che comunque quando vedi che qualcuno passa, ti lascia un commento o ti fa una visualizzazione, vuol dire che c'è l'interesse. Se non c'è l'interesse, comunque io col mio piacere continuo e spero di riuscire a continuare finché riesco. Qua chiudo e ci vediamo alla prossima. Ciao!